Siamo qui in diretta da Reinventing 2021, torniamo per le ultime ore, le ultime minuti di questa giornata e torniamo qui in compagnia di Claudia Fiaschi. Buongiorno Claudia, del Forum del Terzo Settore. Buongiorno. Insomma, una giornata impegnativa, com'è stata? Beh, molto interessante, una discussione molto interessante perché il tema, diciamo, della comunicazione, del ruolo che i media e che le campagne possono avere per sensibilizzare da una parte gli italiani a donare di più, ma anche a rendersi conto che certe questioni sociali sono una cosa di tutti e che quindi merita la pena di rendersi solidali e dare risposte insieme, credo sia un tema davvero, davvero centrale. Insomma, far girare la solidarietà e anche costruire una collettiva coscienza delle questioni vere che fanno la differenza nel benessere delle nostre comunità e sulle quali è necessario investire un po' tutti, ciascuno con le proprie possibilità. Abbiamo soprattutto oggi scoperto, appunto, tra le varie interviste che abbiamo fatto, che insomma gli italiani nell'ultimo anno si sono avvicinati molto al mondo della donazione, soprattutto spinti dalla pandemia. La domanda però poi è se queste persone rimarranno poi in questo slancio verso la donazione o se invece, finita l'emergenza, li perderemo. Come si può fare magari invece per cercare di tenere appunto questo tipo di nuovi donatori attaccati alle varie organizzazioni? Vabbè, in realtà il dato è più conservativo, almeno il dato che abbiamo noi è un po' più conservativo, nel senso che gli italiani donano un 14,5%, dicevo prima, sono gli italiani che donano, è un dato che è rimasto costante negli ultimi anni, non è cresciuto così tanto. Ma cosa è successo con la pandemia? Queste donazioni si sono tutte spostate giustamente sull'emergenza che si stava verificando e quindi hanno di fatto, insomma, si sono, diciamo, riorientate su quella che era una causa emergente. Quindi il tema vero è aumentare, sì, il numero degli italiani sensibili alla donazione, perché gli italiani donano molto tempo e relazione, un po' meno rispetto ad altri paesi in erogazioni in denaro. Ma il tema del mettono il famoso mano più sul cuore che sul portafoglio, diciamo. Noi ci teniamo sempre a dire che donare tempo e relazione non costa meno di donare qualche euro, perché richiede, le relazioni durano nel tempo, la donazione economica può essere una volta tanto e poi ti dimentichi, quindi diciamo che l'impegno a stabilire relazione è sempre un bel impegno. Infatti c'è un famoso dato anche di quanti italiani sono impegnati proprio anche, sì, nel sociale. Stiamo parlando nel di 6 milioni di volontari. Volontari, infatti tantissimi. Però appunto non sempre poi questo si traduce invece nella donazione. Ed è chiaro che bisogna investire in più modi, non è solo una questione di strumenti, è proprio una questione di investimenti culturali. Su questo soprattutto i mezzi di comunicazione di massa, la televisione, insomma gli strumenti di comunicazione lunga possono davvero servire molto e dare un contributo importante, non solo per rendere visibile chi fa, chi si impegna a risolvere i problemi, ma anche a comprendere quanto un problema può incidere nella vita non solo delle persone ma anche della comunità tutta, perché la verità, insomma, che le ferite delle persone o delle comunità poi non riguardano soltanto chi le vive in prima persona ma riguardano in un modo o nell'altro ciascuno di noi. Questo la pandemia ce l'ha fatto vedere molto bene e credo che sia anche il momento in cui riusciamo forse a coalizzare gli attori per darsi anche degli obiettivi comuni e quindi di uscire anche da queste dimensioni talvolta competitive che purtroppo attraversano tutti i mondi, ahimè a volte anche il mondo del terzo settore. Dicevo, una giornata piena di workshop, lei ha tenuto un ultimo, proprio questa sera, un panel poco fa, appena uscita, dove appunto avete parlato anche del mondo delle telco, no? Com'è stato a confrontarsi con loro e cosa è venuto fuori dal vostro panel? Ma il mondo delle compagnie telefoniche è un attore importante perché oggi è un attore che dialoga con una parte imponente della nostra popolazione, quindi ha molti strumenti per lavorare non solo sulla raccolta fondi ma anche sulla sensibilizzazione culturale. Quindi come tutti i soggetti, tutti i vettori che raggiungono un grande numero di persone hanno anche la responsabilità di veicolare dei contenuti, noi speriamo che questi soggetti si assumano non solo le responsabilità, insomma, di aiutare il terzo settore nei momenti dell'emergenza a catalizzare le raccolte fondi come finora è avvenuto, è assolutamente una cosa importante, ma anche a costruire percorsi di sensibilizzazione strutturali alla cultura del dono che rappresentano a nostro avviso uno degli orizzonti del futuro su cui, insomma, continuare a far crescere la cultura degli italiani, che è una bella cultura perché è una cultura abituata a donare, però insomma su cui però possiamo ancora avere dei margini di miglioramento. Prima di salutarci, Forum Nazionale del Terzo Settore,
chi magari sta seguendo non sa bene cosa sia, cos'è il Forum Nazionale del Terzo Settore, come funziona e che cos'è? Fare un'azione del terzo settore oggi è l'organismo di rappresentanza maggiormente rappresentativo del terzo settore italiano, raccoglie 97 reti nazionali di terzo settore, quindi ci siamo circa 160.000 enti piccoli aggregati in rete nei territori. È un luogo in primis di scambio, di confronto tra organizzazioni anche molto diverse, perché stiamo parlando di volontariato, di impresa sociale, di associazionismo di promozione sociale, quindi anche mondi anche diversi per caratteristiche di impegno, che però trovano in questo luogo uno spazio di confronto su temi comuni, di collaborazione e di rappresentanza verso le istituzioni, per portare, diciamo, l'attenzione delle nostre istituzioni e di chi decide le politiche, quelle che sono a nostro avviso le priorità del paese, le priorità delle comunità, e anche in questi anni è stato uno dei temi importanti, gli strumenti per aiutare il mondo del terzo settore a sprigionare il proprio potenziale trasformativo e le proprie capacità di innovazione sociale, che rappresentano comunque oggi a nostro avviso un asset per il paese e non soltanto per le comunità, che conoscono bene il valore aggiunto di avere un'associazione, una cooperativa sociale di buona qualità all'interno della propria collettività. Perfetto, allora io Claudio ti ringrazio tantissimo, grazie mille di essere con noi, grazie soprattutto anche del panel appunto che hai fatto e che ha avuto un buon pubblico che era molto interessato, abbiamo visto, grazie davvero tanto e speriamo di rivederci anche al prossimo Reinventing a questo punto. Senz'altro, grazie a voi. Grazie anche a voi, rimanete qui perché fra poco altri ospiti per chiudere questa giornata insieme, giornata lunga ma molto interessante qui a Reinventing 2020.